Salve a tutti. Oggi parleremo del pick and roll laterale, uno strumento utilizzato tantissimo dalle squadre a qualsiasi livello, sia senior che giovanile, ma la cosa che pian piano stiamo notando che si sta andando a perdere è la semplice collaborazione con il lungo. Voi mi direte, ma come? Non passiamo più la palla all'interno? È un fenomeno che pian piano si sta perdendo. E si utilizza sempre più il pick and roll come uno strumento per prendere vantaggio dal palleggiatore e poco per coinvolgere il bloccante. Parliamo del perché viene utilizzato di solito il pick and roll laterale. Utilizziamo delle macro casistiche. È uno strumento utilizzato quasi spesso dopo un ribaltamento, dopo un'uscita, quasi sempre, e soprattutto nei giochi rotti, dove mancano dai 6 agli 8 secondi. Queste tre situazioni, queste tre macro situazioni ci spiegano come lo strumento del pick and roll laterale è uno strumento che viene utilizzato quasi sempre dalle squadre e soprattutto è uno strumento di emergenza. Quindi, per quale motivo la collaborazione a due è un qualcosa che dobbiamo utilizzare e dobbiamo cercare di ripescare? Perché è un qualcosa di rapido, capace di portare la palla vicino al ferro, ma soprattutto è uno strumento che permette di valorizzare due categorie, diciamo i giocatori esterni e i giocatori interni, perché è uno strumento che negli anni 90 ha fatto faville la collaborazione a due e dovremmo pian piano ritrovarla, visto considerato che nel gioco attuale ci sono alcuni parametri che si stanno aggiungendo. Perché è importante il rollante? Il rollante è importante per quattro semplici motivi. Uno, perché abbiamo il numero di tiri più elevati servendo il rollante. Due, per la percentuale di falli che può subire il rollante, andando comunque a una velocità sostenuta contro gente più piccola. Tre, perché un suo taglio aggressivo, può diventare quello che gli americani chiamano anche assist cut, cioè un taglio che va a preoccupare i difensori del lato debole ad occupare l'area, quindi permette agli altri giocatori di essere liberi. Questo perché? Perché portare la palla dentro il rollante e attirare a sé i difensori permette anche di prendere dei tiri piedi per terra dagli angoli o dalle ale con un passaggio da dentro a fuori. E infatti la quarta voce è quella di maggiori tiri da tre da passaggio provenienti dall'area. Cosa andremo ad analizzare oggi? Andremo